Benvenuti a questa nuova lezione di matematica. L'argomento di oggi è il teorema della media integrale. Il teorema della media integrale è un teorema molto importante perché si usa nella dimostrazione di un altro fondamentale teorema, che è appunto il teorema fondamentale del calcolo integrale. Per la dimostrazione del teorema della media integrale si farà uso di due strumenti, come spesso capita in matematica. Uno è il teorema dei valori intermedi, che afferma che se una funzione f di x definita da un intervallo a b in R è continua, allora assume tutti i valori compresi tra f di a ed f di b. Qui in figura vedete una interpretazione geometrica dell'affermazione. Questa è la funzione f di x, il teorema afferma che la funzione assumerà tutti i valori compresi tra f di a ed f di b. L'altro strumento che utilizzeremo è il famoso teorema di Weierstrass, che dice che sia f di x una funzione definita da un intervallo chiuso e limitato a b in R, f di x continua in AB, allora f di x ammette massimo e minimo assoluti. In matematica vuol dire che esisteranno due punti, x con m piccolo ed x con m grande appartenenti ad A da B, tali che comunque preso x appartenente ad AB, f di x con m piccolo sarà sempre minore o uguale di f di x di f di x, che sarà minore o uguale di f di x con m grande. Questi due teoremi verranno usati appunto per la dimostrazione del teorema della media integrale. Allora, vediamo l'enunciato del teorema della media. Che cosa afferma? Allora, sia f di x, una funzione definita da un intervallo chiuso a b in R, continua in AB e quindi integrabile, allora esisterà un punto C appartenente all'intervallo AB, tale che l'integrale definito tra a e b di f di x in dx è uguale a f di c che moltiplica b meno a. Cosa significa geometricamente parlando questo teorema? Allora, come sapete, l'integrale definito di f di x in un intervallo AB non è nient'altro, si può considerare come l'area compresa tra la curva e l'asse delle x, quella che vedete tracciata qui dalla linea nera. Corrisponde all'area di un rettangolo le cui dimensioni sono date dalla base, che è uguale alla dimensione dell'intervallo AB, e l'altezza sarà la funzione f calcolata in un punto C opportuno dell'intervallo AB stesso. Per questo si chiama anche teorema della media, perché il punto f di C rappresenta una sorta di media, di baricentro della nostra funzione. Allora, come dimostriamo questo teorema? Abbiamo detto che useremo degli strumenti. Il primo degli strumenti è il teorema di Weierstrass. F di x è continua in AB chiuso e limitato, quindi per Weierstrass esisterà un estremo superiore, che chiameremo M, e un estremo inferiore, che chiameremo m piccolo. Per le proprietà degli estremi superiori ed inferiori avremo che m piccolo sarà sempre minore o uguale di f di x, che sarà sempre minore o uguale di m grande. Per la proprietà di monotonia della funzione integrale, potremo anche scrivere che l'integrale tra a e b di m piccolo in dx sarà minore o uguale dell'integrale tra a e b di f di x in dx, che sarà minore o uguale dell'integrale tra a e b di m grande in dx. Ma i due integrali agli estremi sono integrali di funzioni costanti, e noi sappiamo che l'integrale di una funzione costante è data da m per b meno a in questo caso. Questo resta per il momento invariato, e quest'altro ovviamente sarà dato da m grande che moltiplica b meno a, ovvero base per altezza. Allora, a questo punto io supporrò b strettamente maggiore di a e
e quindi dividerò tutta questa catena di disequazioni per b meno a, ottenendo m piccolo minore o uguale di 1 fratto b meno a per l'integrale tra e b di f di x in dx minore o uguale di m grande. Allora, m piccolo ed m grande rappresentano, come abbiamo detto, l'estremo inferiore e l'estremo superiore della funzione f. Per il teorema dei valori intermedi, f dovrà assumere tutti i valori compresi tra m piccolo ed m grande, il che significa che esisterà un punto C appartenente all'intervallo AB tale che f di C sarà uguale proprio a 1 fratto b meno a per l'integrale tra a e b di f di x in dx. Perché questo? Perché questo valore è compreso tra m piccolo ed m grande e il teorema dei valori intermedi ci garantisce l'esistenza di questo punto C. A questo punto sarà sufficiente prendere b meno a e trasportarlo nella parte sinistra dell'equazione e scrivere f di C che moltiplica b meno a, quindi uguale all'integrale tra a e b di f di x in dx, che dimostra l'affermazione fatta all'interno del teorema. Buona matematica a tutti!